Allora, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, momento particolare, internazionale, eccetera, insomma, prezzi alle stelle, benzina, anzi ora sono diminuiti un po', ma ricordiamoci che c'è lo sconto sulle accise, quindi in realtà sono più alti teoricamente. Comunque, come consumare meno carburante con la vostra vettura? Lo scopriamo subito in questo video. Se questi contenuti vi piacciono, iscrivetevi al canale, è importantissimo per supportarmi. Lasciate un like e condividete con chiunque guidi un'automobile questo video, è importantissimo. Allora, quindi partiamo con i consigli. Quindi il consiglio che vi do è quello di andare sempre a folle nelle discese, importantissimo per consumare poco, e mettete subito la quinta, la sesta marcia anche a 30 km/h. No, non è questo, non è vero, sto scherzando ovviamente. Facciamo i seri. Supponiamo che di avere intanto una macchina in ordine dal punto di vista meccanico e funzionale, quindi tagliandi, perché un olio usurato, un filtro sporco del carburante, dell'olio, possono influenzare anche in maniera non così tanto, diciamo, piccola i consumi della vostra vettura. Ma no, oltre questo, anche gli pneumatici, attenti alla mescola, alle dimensioni, ma soprattutto alla pressione. Controllatelo almeno una volta al mese, è importantissimo perché uno pneumatico sgonfio poggia di più sulle parti laterali della carcassa e andrà a consumare più carburante, anche molto, soprattutto se fate autostrada, percorsi veloci. Secondo consiglio, attenti all'aerodinamica. Non lasciate inutilmente sul tetto i portapacchi o i portabiciclette posteriori, insomma, queste robe qui perché fanno consumare tanto di più, sempre in base alla velocità, ovviamente. Anche attenzione al peso superfluo: se avete qualcosa nel bagagliaio, non trasportatela sempre se non vi serve, se è una cosa pesante. E ovviamente non portatevi gli amici appresso, vi fanno consumare di più, quindi andate in macchina sempre da soli. Ovviamente sto scherzando, no, perché quello non va bene per un fattore ambientale, quindi non lo fate, date passaggi a chiunque. E passiamo allo stile di guida, perché questo influenza in maniera sensibilissima i vostri consumi. E forse è quello che fa di più, c'è una macchina, per esempio si parla tanto dei 1.000 3 cilindri, ma questi, se guidati in un certo modo, in certe condizioni, riescono a consumare veramente pochissimo. Però allo stesso tempo se si guida da cani, cioè in maniera molto aggressiva, sportiva, ma sportiva non vuol dire niente, in realtà si consumerà veramente tanto, cioè si può passare a consumare dai 10 km al litro ai 20 km al litro solo in base allo stile di guida, magari nello stesso percorso. Quindi facciamo attenzione, lo stile di guida deve essere fluido e costante, cioè bisogna adottare una guida predittiva, cioè se si sta andando è una strada senza traffico, inutile fare accelerazioni e decelerazioni costanti. Mantenere una velocità fissa, aiutiamoci col cruise control, che in questo è importantissimo se possibile, e manteniamo un'andatura costante. Se è presente traffico, un semaforo, un rallentamento più avanti, è inutile arrivare continuando a premere sul pedale del gas alla stessa velocità e frenando tutto con i freni, perché in quel modo tutta l'energia si disperderà in calore nei freni. Invece se noi rallentiamo, quindi mettendo in folle o sfruttando il freno motore, come nelle macchine ibride o elettriche, questo è ancora più importante perché rigenerano carica della batteria, quindi va a vostro vantaggio in due modi, ma anche nelle macchine normali questo fa perché noi leviamo prima il pedale dall'acceleratore e quindi in quel pezzo di strada la macchina non consumerà. Vi sembrerà una scemenza, ma questo fa tantissima differenza. E poi nelle ripartenze accelerate in maniera fluida, ovvio, se non avete necessità di togliervi d'impaccio, accelerate in maniera più graduale e senza pressare troppo sull'acceleratore, questo fa tanto. Allora, altro consiglio, parliamo del cambio marcia, il fatidico cambio marcia. Quando cambiare marcia, come, perché, come fare? Allora, innanzitutto bisogna, molti dicono passare il prima possibile al rapporto successivo, cioè alla marcia più alta. In realtà questo non è sempre vero, è un consiglio troppo generico. Intanto non bisogna mai andare, far andare il motore nelle zone in cui questo si trova sotto coppia. Per esempio, il motore che sto guidando attualmente, la mia macchina, sotto i 1500 giri è in modalità, cioè è in sotto coppia, cioè
non ha abbastanza spunto, abbastanza ripresa e soffre sia a velocità costante e soprattutto nelle accelerazioni. In quei casi là andrà a consumare poco, la sua efficienza non è alta. Nei motori in genere la zona di efficienza massima si trova con carico medi, ci sono medi, medio-alti a bassi giri, quindi per esempio con un motore benzina come questo turbo la zona di massima efficienza sarà tra i 1500 in genere e i 2500 giri, con però un carico diciamo medio-alto di motore, cioè uno sforzo medio-alto del motore a quei giri lì. Perché si cambia marcia e si passa al rapporto successivo così presto? Perché incrementando il rapporto, cioè io ora sono in quarta, se io ora metto la quinta a 2000 giri e sono a 1500 giri, il motore consumerà meno a questa velocità. Infatti sono a un consumo istantaneo di circa 25 km al litro a 50-60 orari in quinta, mentre in quarta era leggermente di più. Perché aumentando il rapporto alla stessa velocità, intendo più o meno, si incrementa il carico motore, perché il rapporto è più lungo, quindi il motore dovrà avere un po' più di carico per reggere quella condizione, ma questo comunque non incrementa i consumi perché si sta in una zona a più alta efficienza. Però non bisogna abusare di questa cosa, cioè se si passa troppo velocemente al rapporto successivo si rischia di andare sotto coppia e quindi il motore sforza troppo, va ad un carico troppo alto e lì l'efficienza diminuisce drasticamente di colpo, quindi bisogna tenere, diciamo, questo livello. Quindi sono andato in autostrada in un tratto pianeggiante e sono in quinta a 100 all'ora col cruise control, ho un consumo di circa 17 al litro istantaneo, tra i 16 e i 18. Se metto la sesta e passo dai 2700 giri a circa 2000 giri, il motore avrà un carico più alto ma sarà in una zona comunque ha un'ottima efficienza e il consumo dovrebbe diminuire. Infatti sono in questo momento sui 19-20 al litro, 18-19, comunque ho guadagnato qualcosa. Qui c'è una leggerissima salita, magari impercettibile, ma c'è. Infatti se fossi completamente in pianura il consumo sarebbe sui 20-22 a questa velocità. Altra cosa sono le discese, approfittate sempre del freno motore. Perché? Perché andare in folle intanto è pericoloso, perché la velocità aumenta così infinitamente, indistintamente, quindi avete poco controllo e usurate i freni, soprattutto in curva avete pochissimo controllo se le ruote non hanno trazione. Quindi prima cosa, in folle e in discesa, in rarissimi casi davvero. A folle il motore avrà sempre un consumo, che è il consumo per tenerlo al minimo, tipo 0,4-0,5 litri ora, quindi comunque un minimo di consumo c'è in folle. Mentre se voi in questo momento andate in cut-off, perché io sono in questo momento in sesta, ho lasciato il gas completamente in autostrada, c'è una leggera discesa, il mio consumo istantaneo sarà, mi indica il cruscotto, 99,999 km al litro, cioè un consumo istantaneo pari a zero, perché in questo momento la discesa fa sì che le ruote vengano trascinate dalla gravità, dalla forza di gravità, e il motore non inietta alcuna goccia di carburante per funzionare. Diciamo è come se funzionasse solo da compressore d'aria e basta, e poi questa spiata senza benzina. Quindi quello, se riuscite a sfruttare il freno motore con marce basse, anche se i giri sono alti, in realtà non state consumando una goccia di carburante. Ma questo ve l'ho spiegato già nel video relativo al freno motore, vi invito a guardarlo. Ultimo consiglio, state attenti al climatizzatore, usatelo in maniera parsimoniosa, cioè no parsimoniosa no, che dovete morire di caldo, di freddo in inverno, però non usatelo sempre, cioè se siamo per esempio in un periodo, una stagione in cui solo l'aria esterna riesce a garantire comfort dell'abitacolo, non accendiamo la pompa del climatizzatore, il compressore, perché questo incide sui consumi, sempre e comunque, il condizionatore consuma di più, quindi se non è necessario, per esempio se siamo a bassa velocità, magari l'aria esterna è fresca ed è confortevole, apriamo un po' più i finestrini invece di usare il condizionatore. Ad alta velocità no, ovviamente, perché è fastidioso, perché comunque crea più resistenza aerodinamica, però in certe condizioni io vedo utilizzare il condizionatore sempre e comunque acceso nella macchina in qualunque condizioni, qualunque temperatura, qualunque clima, e questo è un comportamento che inevitabilmente vi porta a far consumare di più, parecchio di più. Poi altri tips generiche, fate il fai da te, costa molto meno, è semplicissimo fare benzina ormai, anche con le carte di credito, senza avere contanti,
Non fate benzina autostrada perché costa sempre di più, fate la prima, evitate magari nei weekend perché a volte andranno ad aumentare un po' i prezzi, ma queste sono cose generali, insomma, abbiamo parlato di guida e di auto. Allora, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato di interesse e d'aiuto soprattutto, e quindi condividetelo con chiunque guidi, perché chiunque in questo momento ha bisogno di risparmiare sul carburante. Quindi condividete il video e fatelo diventare virale mettendo like e commenti. E noi ci vediamo col prossimo approfondimento. Ciao!